Kung Fu Panda 4, Po è cresciuto, sei cresciuto un po' con lui in qualche modo. Cosa ci dobbiamo aspettare? Beh, è un film d'animazione che però racconta i passaggi importanti della vita di, diciamo, in questo caso di un panda, ma in realtà insomma di tutti noi, e quindi cioè io cresco e mi ritrovo anche lui sempre nelle fasi giuste. Sembra quasi veramente una storia autobiografica, ecco. Sei anche te nel momento in cui stai cercando il tuo successore? Ti hanno chiesto di cercare un successore? No, però di fare il famoso passo indietro, di iniziare a pensare ad altri tipi di battaglie, quello sì, insomma, alla mia età questo è quello che ci aspetta, se si è sani. Se no si continua la stessa battaglia tutta la vita, però non credo che sia una scelta sana, ecco. Se ti dovessero chiedere, a proposito quindi di cercare un successore, se ti dovessero dire, ok, guarda, il volo del mattino lo devi fermare, devi trovare un successore, ti sentiresti pronto e che cosa cercheresti? Io non credo che esista un successore, non perché io devo dire che sono io, perché ho fatto del mio modo di essere, il mio lavoro è proprio un'espressione di ciò che sono, quindi io non sono né bravo né non bravo, io sono semplicemente originale, nel senso che racconto me stesso, no? E quindi non c'è un successore, perché dovrebbe raccontare se stesso. E quindi no, e credo che tutti al mio posto potrebbero andare bene, insomma, basta, ognuno racconta la propria vita. Una volpe, una volpe, sì sì. Sì, stavo pensando, sì, va bene. Un gatto. Qui il nostro guerriero si trova a dover appunto scegliere di cambiare, no? Quindi a non rimanere intrappolato in una bolla, in quella dove si sente bene, in una comfort zone, ma deve riuscire comunque a fare un passo avanti, un passo indietro, a seconda dei punti di vista. Ma secondo te perché è così difficile per noi riuscire a scardinare questa bolla di sicurezza? Beh, perché il cambiamento significa fare un salto nel buio, non sai quello che ti aspetta, no? E se tu vedi la vita come un percorso evolutivo, sai che ogni cambiamento ti aspetta una stanza nuova da visitare, no? Se tu pensi che tutto sia un caos, una roba, dici io qua sto bene, no, i miei pericoli ormai li ho, come dire, li riesco in qualche modo a sedare o a controllare, non mi va di andare in un ignoto, ecco. Io per esempio faccio parte di quelli invece che a me il cambiamento mi affascina. Io sono sempre contento quando sento che un cambiamento sta arrivando, perché imparo delle cose che non posso vedere se non lo affronto, ecco. Il potere di Kung Fu Panda, arrivata la quarta stagione appunto, no? Secondo te dov'è? Beh, intanto come tutti i film d'animazione, almeno degli ultimi anni, si possono vedere e leggere a tanti livelli, no? Ognuno prende in base al livello dove si trova, no? Che non significa solo bambini e adulti, ma anche la consapevolezza di un adulto, no? In base a ciò che tu sei, lì ci sono dei frutti da cogliere, quindi nessuno esce da una storia così o da un film così a mani vuote, ecco, ognuno si prende quello che in quel momento può prendere, ecco. L'ultima cosa, secondo te può usa l'accappatoio, l'asciugamano, se lo passa? Stamattina parlavamo di chi usa l'accappatoio e chi usa l'asciugamano, Po mi sembra uno da asciugamano, sicuramente. Grazie. Sì, prego.